Ciao, sono Luigi Cocchetti, direttore generale della Pedretti Serramenti. Vi aspettiamo tutti numerosi nel nostro showroom di Andine Gaiano e di Curno. Dalù, pseudonimo del celebre speaker della radio di Shanghai perseguitato dal regime comunista cinese per aver commemorato in diretta la ricorrenza dell'anniversario del massacro di piazza Tiananmen, oggi rifugiato politico in Italia, è stato ospite all'eremo di biennio dell'UCI di Valle Camonica, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, per una testimonianza forte, toccante e unica che si è svolta in un clima protetto e riservato, vista la massima sicurezza che deve essergli garantita anche in un paese libero come l'Italia. Una testimonianza molto preziosa la presenza di Dalù oltre il suo intervento, perché ha potuto comunicare cosa vuol dire oggi libertà in un contesto dove noi spesso la diamo per scontata, mentre lui, che è stato un giornalista perseguitato, ha raccontato quella che è la sua esperienza fin da quando era bambino nel regime comunista, fino al fatto che poco più di un anno fa è dovuto fuggire dalla Cina e adesso ha ottenuto lo status di rifugiato politico in Italia, testimoniando che cosa per noi scontato, ma per loro, per i cinesi, non è affatto scontato, il concetto di libertà, di rispetto dei diritti di tutti, di capacità di poter valorizzare le proprie qualità. Sono tutti invece elementi che sono stati testimoniati molto rischiosi oggi in Cina. Dalù è riuscito tra molte difficoltà a lasciare la Cina, a rifugiarsi in Italia nelle Marche, dove viene seguito dal suo avvocato Luca Antonietti, che gli ha ottenuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Traduco un po' Dalù. Il controllo che adesso è riservato ovviamente con un occhio specifico ai dissidenti e sulla sicurezza dei dati, sulla privacy delle persone, in questo momento ovviamente all'estero è molto concentrato sui dissidenti e le persone come lui che parlano, ma l'obiettivo del Partito Comunista Cinese tra questi c'è anche quello del controllo dei dati, il passaggio dei dati, sapere quello che fai. Controllo è una parte fondamentale. E dall'esigenza di controllo dei dati e delle persone poi deriva anche la storia di Dalù, che ovviamente scappa in Italia, ma che al 100% è un personaggio di spicco da monitorare. Ecco. Nel 2010 Dalù lancia un'altra sfida democratica al regime comunista cinese, convertendosi al cristianesimo fedele alla Chiesa di Roma. Ha testimoniato molto bene come l'essere cristiano dà a lui qualcosa in più, dà a lui delle capacità in più, dà a lui una forza in più e ha il coraggio, vuole avere il coraggio di testimoniarlo anche in Italia. All'eremo di Biennio, con l'intervento di Dalù, si è toccato con mano l'eroicità di uomini che ai nostri giorni vivono per la libertà e la giustizia secondo i dettami del Vangelo.